Beatles, a distanza di più di 50 anni dal loro scioglimento, sanno ancora suscitare emozioni come pochi altri artisti. Peter Jackson è un regista che di certo non ha paura delle imprese titaniche, su tutta la celeberrima saga del Signore degli Anelli. Ecco allora che Get Back ha il sapore del miracolo di Natale per ogni innamorato del quartetto di Liverpool. Il punto della questione, però, è: quelli che vediamo e ascoltiamo qui sono veramente i Beatles? Se guardando le tre puntate di circa 3 ore ciascuna presenti su Disney Plus avete, come me, avvertito una strana sensazione, seguitemi in questa piccola investigazione su quella che ritengo essere una delle questioni più spinose sul restauro audio-video di questa testimonianza, finora in larga parte rimasta inedita, sui Fab Four. Circa 3 anni fa, lo stesso regista aveva strabiliato il mondo con They Shall Not Grow Old, un'opera in cui le moderne tecnologie di digitalizzazione di immagini e sonoro avevano dato una nuova vita ai filmati di repertorio della Prima Guerra Mondiale. Riprese sgranate, immagini frammentate e audio disturbati venivano restaurati al punto tale da sembrare girati recentemente e non 100 anni fa. Ma sarebbe meglio specificare che più di restauro, si è trattato di ricostruzione, perché al di là della pulizia digitale su audio e video, l'introduzione dei colori, seppur in base a una palette decodificata e rielaborata dagli algoritmi, è comunque arbitrariamente decisa a monte, e perché l'aumento dei fotogrammi al secondo, da 16 a 24, è ottenuto grazie al machine learning. In parole molto povere, i frame aggiuntivi sono stati creati ex novo dall'intelligenza artificiale. Quindi, anche se passa come documentario, di documentaristico c'è solo la materia di base, perché un purista potrebbe obiettare che il lavoro di Jackson ha una valenza storica falsata e appiattita. Ma lasciamo in sospeso ancora per un po' il nostro giudizio e torniamo a occuparci dei Beatles. Jackson e il suo staff avevano a disposizione 60 ore di filmati e 150 ore di registrazioni audio in larga misura mai pubblicate e ormai in parte anche usurate, prodotte dai Fab Four in occasione del progetto già originariamente chiamato Get Back. Girato nel gennaio 1969, l'idea del gruppo, specialmente di Paul McCartney, era quella di ritornare al rock degli esordi dopo anni di arrangiamenti elaborati e sovraincisioni che avevano allontanato il gruppo dal pubblico, ma anche gli stessi Beatles tra di loro. Quindi, l'accordo era quello di comporre una 15ina di pezzi originali senza fronzoli e abbellimenti, portare il tutto in uno show dal vivo di nuovo in mezzo al pubblico e registrarlo come un album live. Le cose andarono molto diversamente. Le registrazioni nell'enorme capannone dei Twickenham Studios provocarono non poco straniamento e insofferenza a Harrison e Lennon, con il primo che abbandonò la band per diversi giorni dopo un litigio con Paul McCartney. Lo spostamento nei più intimi studi interrati della Apple Corps e l'arrivo del tastierista Billy Preston riagguantarono una band e un progetto ormai prossimi allo sbando. Abbandonata ormai quindi completamente l'idea del concerto e dell'album, il 30 gennaio, con una manciata di canzoni nuove, il celeberrimo quartetto di Liverpool si inerpicò sui tetti della loro casa di produzione e si esibì in un concerto gratuito che paralizzò Londra e li fece finire una volta per tutte nella storia della musica. I Beatles sono stati in tutto e per tutto un moto di accelerazione culturale e hanno rappresentato il cambiamento, anche traumatico, di un'epoca che ha visto crearsi un abisso tra le generazioni. In più, a mio modesto parere, la Beatlemania è stato uno dei primi eventi globalizzanti della nostra epoca, un fenomeno che ha travalicato geografie e culture e ha sancito una cinquantennale egemonia occidentale sulla cultura popolare mondiale. John, Paul, George e Ringo non sono solo persone nate, vissute e un paio di loro morte, ma icone assolute, figlie di un modo di concepire il business della musica che ne ha fatto prima di tutti delle star del merchandise, poi esponenti viventi della pop art e infine, nel caso di Lennon, vera e propria messia della controcultura. In quest'ottica quindi è estremamente facile dimenticare che sono stati prima di tutto delle persone. Viene la tentazione di trattarli come personaggi, i Beatles come Darth Vader o Superman, per sempre cristallizzati nell'immaginario popolare. Dove finiscono le persone? E dove iniziano le icone?
Peter Jackson ci ha teso un tranello elaboratissimo, confezionando sotto l'egida Disney uno scrigno che sembra aprirsi sulla dimensione umana dei quattro, senza diventare troppo pruriginosa o morbosa nella ricerca di dettagli privati o scandalistici, ma introducendoci, per quanto possa essere possibile, nelle pratiche creative del gruppo. Ecco, quindi, che il poser McCartney trova le note di Let It Be nell'indifferenza generale dei tecnici intenti al loro lavoro. Il passivo aggressivo Harrison propone All Things Must Pass al gruppo per poi tenersela per sé. Un Lennon ormai acclarato tossicodipendente alterna sessioni entusiastiche interminabili a blackout disperanti, diventando per di più un tutt'uno con una Yoko sempre muta. E il buon Ringo si fa letteralmente in quattro per tenere insieme gli ego smisurati dei suoi compagni. Indicativo un momento intorno all'ora e 20 del terzo episodio in cui Lennon e McCartney eseguono una versione di Two of Us in cui la regola è quella di tenere i denti stretti. Il risultato è un John terrificante nel suo sguardo da pazzo che sembra voglia saltare alla giugulare dell'amico, il quale comunque non si tira indietro nel mostrare le zanne. Ma potrebbe anche essere tutto un gioco. In fondo, Get Back è una storia di musica e di artisti con delle forti personalità vicine al punto di rottura, i quali cercano di apparire disinvolti davanti alle onnipresenti telecamere o agli invadenti microfoni a giraffa, ma di cui l'imbarazzo si sente tutto ed è perfettamente rappresentato dalla visita del comico Peter Sellers che, dopo pochi minuti di evidente disagio, si eclissa per non tornare più. Si può parlare quindi di documentario se i soggetti delle riprese sapevano sin dall'inizio di essere ripresi? Se il vecchio adagio dice che già l'osservazione di un esperimento da parte di un soggetto esterno ne modifica la natura, figuriamoci se l'oggetto stesso dell'esperimento si rende conto di essere osservato. Premesso tutto ciò, ora si rende necessario calare l'ultimo elemento prima di lasciarvi emettere la vostra sentenza, ovvero il restauro e la digitalizzazione di immagini e suoni. Per quanto riguarda i filmati, la desaturazione tramite algoritmo porta una maggior brillantezza nei colori, nitidezza nei volti e in generale una qualità delle immagini figlia di un'operazione svolta in maniera ineccepibile e che di fatto ci fa accomodare in mezzo ai quattro artisti. Già nel recente passato, qui su mondoserie.it, si era posta la questione dell'uso dell'intelligenza artificiale nei film, in particolare riferendosi al film di Scorsese The Irishman. Qui però è il comparto sonoro quello che ha subito la maggiore rivoluzione. Lo studio di Jackson ha sviluppato un sistema di apprendimento automatico per come suona una chitarra, per come suona un basso, per come suona una voce. A tutti gli effetti il computer ha imparato come suonano John e Paul. A quel punto le vecchie registrazioni in mono sono state virtualmente scomposte e ricreate in nuove tracce per tutti gli strumenti, le voci, le chitarre e la batteria di Ringo. Per ogni traccia isolata i mixer audio hanno potuto regolare i livelli di volume per dare qualità e chiarezza, rendendo anche molto più facile rimuovere il rumore di suoni di sottofondo o ronzii elettronici delle vecchie apparecchiature. Questa capacità di mettere a punto ogni aspetto dell'audio ha permesso a Jackson di far sembrare che i Fab Four stiano suonando nel nostro salotto. Quando questa tecnologia viene utilizzata poi per le loro esibizioni finali, è tutto ancora più impressionante, poiché il loro concerto sul tetto sembra il più vicino possibile alla realtà. In altre parole, usando una tecnologia molto simile, non la stessa, sia chiaro, a quella dei deepfake, gli strumenti e le voci dei Beatles sono stati riprodotti e ricreati da algoritmi. Quindi, sono ancora i Beatles? Sono ancora Paul, John, George e Ringo? O sono, come ha ironicamente già detto qualcuno, la Sgt. Pepper Machine Learning Band? Prima di rispondere, però, abbandonatevi a quest'opera senza pensarci molto. E pensate a quando Lennon si faceva appendere al soffitto a testa in giù per poter dondolare e produrre una voce mai udita prima. Pensate ai sitar psichedelici di Harrison e ai nastri campionati e rovesciati di McCartney. E infine rispondetemi se, in fin dei conti, dopo essere state icone commerciali e artistiche, ora i Beatles non possono anche diventare gli alfieri delle nuove tecnologie.